La mia famiglia gestisce questo chiosco da circa 60 anni. Il caso ha voluto che mia madre da piccola portava i limoni ai vecchi gestori. Erano due fratelli con due figli, tra cui uno sposato e l'altro no. Faccio questo mestiere qui dall'acquafrescaio da un quarto di secolo, 25 anni fa. Ho rilevato questa attività da due signore, due vecchiette. Pace all'anima loro, adesso non ci sono più. E quando questi qua sono arrivati all'età di liquidare il chiosco, hanno detto a mia madre che gli faceva piacere se lo prendeva lei. Mia madre era una donna che aveva 5-6 figli e doveva lavorare per portare avanti la famiglia. Allora, quando è nato lo chalet? Nel 1900, dopo 50 anni dalla nascita dello chalet, e sono rimasto qua anche perché questo è il gestito in famiglia. Io lavoravo in zona e sono cresciuto con loro. In effetti loro quando cedettero, avevano intenzione di cedere, dissero a me se volevo comunque intraprendere questa loro attività. Solo ed esclusivamente perché loro con me qui si sentivano ancora le padrone, perché per un certo periodo di tempo, un lasso di tempo, loro comunque venivano a trovarmi, stavano con me. È portato avanti perché è una cosa che da anni che va avanti e porta famiglia avanti. E niente, sono rimasto qua con passione e con delizia. Allora noi gli acquafrescai una volta erano una centinaia, forse anche di più per Napoli, perché la banca dell'acqua è il ristoro del Mediterraneo. Noi abbiamo un clima molto, molto mite e quindi non abbiamo bisogno della roba calda, bensì ma della roba fresca. Gli acquafrescai prima, all'inizio del secolo, ce ne stava uno a ogni angolo, perché in effetti erano come i bar di adesso. All'epoca ci stavano gli acquafrescai a ogni angolo che davano comunque da bere e quant'altro. Adesso noi ci siamo rimasti pochi. Siamo rimasti in pochi a Napoli, di questa tradizione napoletana. Perché comunque è un'attività di nicchia. Cioè ti puoi far sì che comunque ti apri un bar a 12 piani, un bar tutto high tech, quant'altro, però il turista quando viene vuole il limone, vuole questo. E stava scomparendo anche la premuta di limone con bicarbonato. Però è uscito fuori il suo vecchio nome, la gassosa coscia aperta. La famosa limonata a coscia aperta, sì. È stata ripresa e battezzata la limonata a coscia aperta, che modestamente se ne parla adesso in tutta la città, ha oltrepassato l'oceano, è merito mio. La gente per la curiosità della gassosa coscia aperta, ben appena, questa pigresta coscia aperta, però nell'assieme è una bibita fresca, digestiva, deliziosa e quando si beve tra amici è anche divertente. Noi qua facciamo una routine che quando vengono 3-4 amici, chi la beve peggio, quello paga. Per i primi tempi però cosa successe? Che io vedevo sta cosa qui, volevo tastare la clientela, quindi la toglievo, perché dovevo captare la curiosità delle persone. Però a coscia aperte perché? Per effetto chimico, quando gli si aggiunge il bicarbonato nello stesso liquido, per effetto chimico tende a trasbordare nell'immediato. È la persona che l'assume, anzitutto deve berla velocemente e poi assume la posizione a gambe aperte per non sporcarsi gli indumenti e le scarpe. Addirittura uno chef a 5 stelle l'ha rivisitata e l'ha messa nel menù. Cioè, una cosa pazzesca.